amato tanto, sai che non basta il tempo mai per fermarsi un attimo a descrivere quello che sei. Io mi chiamo Roberto e poi ho 44 anni e già da quando ero piccolo nato per caso e lo so, non è facile scoprirlo, vedi quando accade un fatto che anche se è normale tu gli dai una portata esistenziale. Fai cadere un bicchiere in cucina, tua madre ti dice incazzata che tu qui non dovevi neanche esserci, non dovevi neanche esserci. Che tu qui non dovevi neanche esserci, che tu qui non dovevi neanche esserci. E cercavo di fuggire da questo, perché l'essere risibile per me era come una croce. Diventai violento e poi entrai in un partito fascista. Odiavo tutti quelli che idealizzavo come deboli, malati, preti, comunisti, omosessuali, tutti quelli che non erano uguali all'idea che mi ero fatto di uomo, un superio che sovrastava tutti quanti. E mi convinsi che loro qui non dovevano neanche esserci, non doveva neanche esserci. Che loro qui non doveva neanche esserci, che loro qui non doveva neanche esserci. Anni poi diventai Dio di me stesso, decidendo che volevo un figlio desiderato. Al contrario di me, che non ero stato un progetto, lui sarebbe stato un re, il simbolo del mio riscatto. Ma tutto quanto andava per un verso che non mi sarei mai aspettato, in cui paradosso tutti volevano che spingessi per abortire e mi volevano convincere che lui qui non doveva neanche esserci, non doveva neanche esserci. Che lui qui non doveva.